Avevo 20 anni, era l'85, 30 anni fa. Il tempo passa, come ben sapete, la memoria si trasforma a seconda dei nostri desideri, delle nostre capacità, per cui insomma. Era una città, certo, per un ventenne molto vivace, poi ero a Kreuzberg, anzi, fin troppo. Noi abbiamo abitato le prime 2 settimane, i primi 10 giorni a Kreuzberg, in una casa occupata in Heinrichplatz, e non ce l'abbiamo più fatta. E abbiamo, attraverso gli annunci in università, abbiamo trovato un affittacamere, un signore meraviglioso delle Canarie, Alfonso delle Canarie, vicino a Tegel, che faceva il barman nel circolo ufficiale francese, e fantastico, una mamma che ci stirava anche le magliette, e stati il resto del tempo, 2 settimane, 2 settimane e mezzo più o meno, lì da lui, benissimo, coccolati, e per cui abbiamo svoltato. Certo. Per letterario, per così, per un racconto letterario, la casa occupata era sicuramente anche più. No, non è vero, perché vuol dire, appunto, lì c'eravamo questa meravigliosa signora che ci coccolava, ci preparava la colazione al mattino, cioè proprio. Noi non ci aspettavamo, insomma, di finire in una situazione del genere. Ci ha dato il suo letto matrimoniale, c'era un meraviglioso tappeto alle spalle con una tigre rampante. Per cui è stato benissimo. Il racconto della casa occupata, ovviamente, c'erano quei racconti, era la situazione punk, con pantegane addomesticate, con feste notturne devastatrici in cui venivano incendiati i lavori di ristrutturazione del caseggiato a fianco, l'arrivo dei pompieri, poi la polizia, manganellate, e tutte cose che per certi aspetti sono anche divertenti a raccontare, ma poi alla fine c'erano anche queste cose. Anche perché la cosa che ci ha fatto capire che eravamo in una situazione che è paradossale, che per noi arrivando dall'Italia ci sembrava veramente volgare, era che dopo una di queste estreme feste di piazza, così chiamate, in cui è successo di tutto, finché appunto la polizia alla fine esausta, dico io, cioè non sono sicuramente uno filo poliziotto, però è venuta a manganellare, a dare una calmata, dopo 3 volte sono arrivati i pompieri, ed era un sabato sera. Noi il giorno dopo siamo andati via per le nostre fughe, deambulazioni urbane, siamo andati a farci il nostro giro, siamo tornati e nonostante avessero bruciato cassonetti della spazzatura, i semafori, i cartelli, era tutto nuovo, tutto ripulito, tutto esattamente perfetto, come se nulla fosse accaduto. Tanto che eravamo quasi in dubbio se avessimo sbagliato piazza, perché Heinrichplatz era quella, le uniche tracce erano il bruciato sulle strisce pedonali. Allora tu dici, ma come, in uno stato, alla domenica ti rifanno tutto, che c'è bisogno di far distruggere tutto in questo modo? E sembrava tutto un po' paradossale, un po' come, ed è un aspetto di Berlino ormai quasi pittoresco, del 1º maggio, dove da tedeschi è il giorno in cui ci si mena con la polizia, che poi insomma, lascia un po' il tempo che trova, cioè se c'è bisogno di menarsi con la polizia lo si fa, ma non è che bisogna aspettare il 1º maggio, la manifestazione antagonista, dove ci si a Kreuzberg, cioè solo lì, dove ci si sfoga e la polizia si sfoga pure anche loro, magari in maniera magari un po' diversa che da noi. Però ecco, questo qui, quindi ecco, io ho questo ricordo di Berlino, che mi aveva anche un po' così fatto pensare sull'influenza del welfare o della presenza dello Stato, un po' da anarchico, però la presenza dello Stato in quel modo, per cui diventava un po' un modo, a mio giudizio, esageratamente contraddittorio sul ruolo dell'essere antagonisti o meno. Poi, nonostante questo, c'era tutta una cultura alternativa, punk, musicale, da graffitista, perché all'epoca non si parlava di street art ma di graffitismo, perché era nel momento in cui c'era anzi la moda del graffitismo americano che era arrivato in Europa in quel periodo in maniera molto forte, ormai era già diventata anche una tendenza accettata dallo Star System, tanto che i musei erano già pieni di Keith Haring o Ramsey, però era quella un po' la moda, diciamo, di strada, o la moda underground del momento, però noi abbiamo goduto molto di tutti invece i musei e soprattutto, architettonicamente parlando, dell'IBA, che era l'Internazionale Baustellung, che 78-93, 83, scusate, 78-83,
dove su un progetto, tra virgolette, postmoderno di ricucitura del tessuto urbano, tutti gli architetti più famosi del momento internazionali hanno avuto l'occasione di costruire in città e far diventare Berlino, o far diventare, contribuire a far diventare Berlino un museo d'architettura en plein air in scala 1-1, che è una roba che non esiste in nessuna altra parte del mondo, ed è una delle grandi peculiarità di Berlino, dove da Mendelssohn fino ad arrivare all'ultimo Saadid hai l'architettura appunto in scala 1-1, visivamente, concretamente visibile, degli architetti più importanti del mondo. E quella è stata per me una cosa meravigliosa. Cioè, all'epoca andava di moda Aldo Rossi o Hans Holbein, Rob Krier, Oswald Matthias Ungers o Isozaki, e potevamo vedere questi palazzi veri, loro, e non solamente sui disegni o sui progetti. E per me è stato molto, molto interessante. Poi ovviamente c'è tutta la parte dell'arte, però l'arte, per quanto Berlino fosse già una città importante, non aveva quel ruolo centrale come all'epoca avevano altre città in Europa, Londra, Parigi, Colonia in Germania, per cui c'era le gallerie private, poche, c'erano i musei, la National Gallery, all'epoca quella di Mies van der Rohe, ma non c'era ancora tutto quello che è nato poi dopo l'unificazione. C'era la peculiarità di andare a vedere cos'era l'Est, quello sì, attraverso la Friedrichstraße si passava, si compravano i marchi per andare al di là del muro e entravi in un mondo desolato, che però a noi era anche piaciuto, insomma, cioè, a parte che c'era tutto lo Schinkel, quindi tutta l'architettura neoclassica si trovava all'Est all'epoca, per cui la Unter den Linden con l'Isola dei Musei e queste architetture le beccavamo dall'altra parte, non da questa. Con la caduta del muro si era capito che, questa è una mia sensazione, credo non solo mia, però si era capito che sarebbe diventata una capitale. E non solo dal punto di vista burocratico, politico, ma una capitale, cioè Berlino era una capitale fino al 1933 di indubbia importanza, cioè tutti lasciavano, se volevano una vita nuova, trasgressiva, seguendo la novità contemporanea, veniva a Berlino, lasciava anche Parigi, insomma, Berlino abbiamo visto Piscator, Brecht, la Neue Sachlichkeit, cioè, vuol dire, negli anni 20 la Repubblica di Weimar ha fatto il Bauhaus, non era proprio a Berlino, però era qua nelle vicinanze, insomma, dire, comunque è stata una capitale importantissima. E lo sarebbe ritornato probabilmente, con la grande peculiarità di essere una città di confine in un mondo semi-abbandonato, in cui c'era spazio per testare, sperimentare esperienze, vie nuove, vie libertarie, vie alternative a quello che era il pensiero dominante. E questo negli anni 90 sicuramente è stato una città dove i luoghi era anche possibile organizzarli perché costava veramente niente recuperare, al di fuori dell'occupazione, che c'erano tanti stabili vuoti per cui era facile occuparli, però era anche chi per abitare, chi non voleva abitare in uno spazio occupato, affittava con niente appartamenti giganteschi, magari disagevoli, cioè dove non c'era riscaldamento, dove c'era delle difficoltà, però erano degli spazi dove in qualsiasi altra città europea era impossibile poter esprimere un'esperienza di questo tipo. E qui c'è stata questa possibilità, per cui era un laboratorio a cielo aperto di tutto quello che culturalmente rappresentava la ricerca. Consapevoli chi aveva il potere di questa città, il governo di questa città, che questo poteva essere una attrattiva e un escamotage per far diventare capitale a basso prezzo di interesse internazionale per la cultura, tanto che è diventato un laboratorio del terziario culturale ed è diventata proprio forse per questo il nodo centrale in Europa. Di questa ricerca, proprio perché in una città economica, povera, con grandi spazi vuoti da poter utilizzare, il mondo della cultura, che è sempre stato squattrinato, più o meno, da qualche mondo e mondo, poteva riversarsi in questa città e usarla come laboratorio. D'altra parte, se noi pensiamo il momento d'oro di New York, in Lower Manhattan, zona Soho, East Village, ha vissuto, era una cosa
per quanto diversa, perché l'esperienza era completamente diversa, però simile, cioè erano tutti luoghi che non costavano niente, sono stati usati dalla ricerca teatrale, musicale, artistico-visiva, e poi la gentrificazione ha fatto diventare questi luoghi luoghi hype. Oggi vai a Soho, non ti puoi permettere di comprare assolutamente nulla, cioè, è lo stesso ormai a Berlino, diverso ancora, però lentamente sta vivendo questa trasformazione, per cui Prenzlauer Berg, che era il quartiere già intellettuale sotto, nella Berlino orientale, già di tradizione abitato da chi viveva la cultura in prima persona, lo è diventato immediatamente dopo la caduta del muro, è diventato il centro di un laboratorio nuovo di istanze diverse. Oggi è abitato da quelle persone che nel frattempo sono invecchiate lentamente, imborghesite lentamente, e si è trasferito il laboratorio nella zona sud orientale, Neukölln, Kreuzberg prima, Neukölln adesso, o forse un po' anche Wedding. Comunque insomma si è lentamente andato in periferia, come parlando prima di New York come esempio, che io credo che sia un parallelo che si possa fare con quello che è stata New York fino agli anni 80, e negli anni 90 si è trasferita lentamente verso Brooklyn, no? Negli anni 2000 si è trasferita verso Brooklyn in zone che erano mai visitate prima del 2000 o fino agli anni 90, perché tutta la scena abitava a Manhattan, che fosse Soho, il East Village, il West Village, la zona dei docks di Chelsea, no? Lentamente poi si cambiano, Tribeca eccetera, però a un certo punto è andata al di là del fiume ed è andata a Brooklyn. E qua in maniera diversa ovviamente, però si sta vivendo un'esperienza tutto sommato simile, ecco. Ha ancora la peculiarità di essere una città che permette questa possibilità, anche se negli ultimi 10 anni le cose sono cambiate notevolmente, insomma. Sì. Berlino continua a essere una città dove la vivibilità è estremamente, il grado di vivibilità è alto, è piacevole, è una città verde, è una città dove l'aria è migliore di altre grandi metropoli paragonabili a questa, Londra, Parigi, Milano, eccetera, per quanto sia aumentati i prezzi, è ancora relativamente basso, e poi c'è una grande offerta, sempre istituzionale, magari più istituzionale di 10, 15 anni fa, 20 anni fa, ma c'è una grandissima offerta, cosa che comunque appunto poche altre città in Europa hanno. A questo livello, se vogliamo fare un po' di classifico cose, cioè insomma paragonabile appunto a Londra o Parigi, e forse oggi a Bruxelles, che è una capitale che si sta trasformando e sta diventando forse il laboratorio dove non io, magari potrei anche andarci io, però il trentenne è più giusto che vada a vivere, perché forse qualcosa di più, ha un gradino in più, ha un plusvalore maggiore per guardare quello che sta succedendo nel contemporaneo stretto, cioè il contemporaneo nuovo, nell'ultima ondata, ecco. Mi sembra che sia una città dove ci sia un po' più, per sentito dire, più per sentirmi racconti dei giovani che mi raccontano, che mi dicono che si trasferiscono là perché ci sono più opportunità, più giro. È anche ovvio che venire qui oggi per un ventenne, un trentenne, cioè le offerte di lavoro sono inferiori a quelle di 20 anni fa, perché, ripeto, perché ormai si è standardizzato, l'offerta è standardizzata, comunque la concorrenza è arrivata a un livello tale che o uno è un genio o è molto particolarmente bravo o è particolarmente capace a sapersi presentare, proporre, vendere, se no al rischio di essere considerato uno dei tanti che arrivano qua a cercare tra virgolette fortuna, e così. Mi è difficile definire qualsiasi luogo definitivo, per me sono sempre tappe, forse anche perché l'esigenza del mio tipo di mestiere, insomma, per cui non mi va di pensare di essere arrivato. Credo che anche proprio come forma mentis, cioè sia giusto che un artista pensi di essere arrivato solo quando è orizzontale e non respira più. Fino a quel momento non è mai arrivato, deve sempre lavorare perché il lavoro viva. E siccome il lavoro è la vita per noi, alla fine vivi solo per quello, è triste dirlo, anche il rispetto del proprio partner, però alla fine l'importante è che tu sia consapevole, che sia ben definito. La mia compagna è una musicista, per cui
per certi aspetti ha delle esigenze analoghe, questo è stato chiaro fin dall'inizio, prima viene il lavoro, poi veniamo noi, e questo nel bene e nel male, però va bene così. Per cui ecco, è difficile una tappa. È vero che però mi sono trasferito qua, per cui ho fatto casa qua, ho uno studio qui e ho deciso che questa sarebbe diventata la mia città di residenza. Abbiamo fatto proprio il cambio di residenza ufficiale dall'Italia alla Germania, paghiamo le tasse qua. E quindi qui c'è un riferimento sostanziale, forte. Per quanto tempo non si sa. Questo potrebbe durare ancora un paio d'anni, questo è sicuro perché finiscono le elementari e per cui abbiamo un figlio, per cui dobbiamo seguire anche un po' questi tempi, giustamente. Se va al di là di questi 2 anni, probabilmente arriverà la maturità, per cui vuol dire che a un'altra decina d'anni qua ci staremo. Poi non credo che ci fermeremo di più qua, però chissà. Questo non si sa. E dove andremo? Non si sa. Si torna in Italia, si va a Bruxelles, si va a Parigi, si va in Uruguay. Non lo so, questa è una roba che lo capirò quando sarà il momento di voler veramente cambiare di nuovo città, di vita. A Milano ho mantenuto un mio riferimento forte, che è lo studio, semplicemente perché quello studio lo comprai negli anni 90 e oggi come oggi vendere in Italia non conviene perché è un momento di crisi forte. Lo studio che dal 96 è diventato il mio luogo, diciamo così, di raccoglimento non solo mentale mio personale, ma anche il luogo dove si raccolgono tutti i prodotti che io ho elaborato in questi anni, e quindi è sede del mio archivio, del mio magazzino, della mia biblioteca, ed è un accumulo di roba ormai di una vita che trasferire emotivamente mi preoccupa, per cui è qualcosa che non so quando e come verrà trasferita da Milano. Ultimamente, in quest'ultima stagione, si è radunato un gruppo di artisti e curatori, soprattutto giovani, intorno a una piattaforma chiamata Peninsula, che raccoglie la comunità italiana con l'esigenza proprio di creare qualcosa, una vetrina, una visibilità della comunità italiana a Berlino. Questo anche in risposta, forse, perché molti degli italiani sono arrivati qua, di questa moltitudine di italiani emigrati per motivi culturali, pochi poi hanno trovato un sfogo o comunque visibilità realtà locale, in una realtà autoctona, preesistente. Gli artisti che lavorano con le gallerie private si contano sulle dita di una mano, di due, insomma, non di più. Chi ha fatto personali in spazi pubblici a Berlino? Quasi nessuno. In collettive pochi. Insomma, non è che, ma era quel discorso che si faceva anche prima, non è che uno arrivando qua automaticamente trova lavoro. Questo non è mai successo in qualsiasi posto, in realtà. Però ultimamente è sempre più difficile. D'altra parte, non è qualcosa contro l'Italia. Ecco, cioè non vorrei ci fosse un fraintendimento pensando che magari l'italiano è considerato con minore attenzione di persone che provengono da altri paesi. C'è da dire 2 cose. E poi chiudiamo questo argomento. Uno, che l'Italia è un paese dove ha poco difeso i propri artisti e la propria cultura, non è stata capace di esportarla in maniera forte, mai. Cosa che invece altri paesi, soprattutto quelli, diciamo, di tradizione imperialista, sono stati gli occidentali, hanno saputo fare, perché hanno capito quanto fosse importante trasmettere all'estero un'immagine propria proprio paese attraverso un'immagine culturale, cosa che l'Italia non ha saputo mai fare. E questo purtroppo noi ne soffriamo. Secondo, con la globalizzazione nata con gli anni 90, sono venute di moda tante realtà lontane, straniere, e un'Italia che ha una visibilità in realtà apparentemente assodata, non è mai entrata in questo circuito del pittoresco, della moda, della novità, perché l'Italia c'è sempre stata. Noi dall'Italia non ce ne rendiamo magari conto, cioè noi non ci rendiamo conto che la maggior parte dei quadri del futurismo sono in collezioni straniere, per cui vuol dire che l'Italia non ci ha investito sopra, ed è l'esperienza
o comunque l'avanguardia artistica più importante del secolo XX. Però la maggior parte dei quadri, delle opere, sono all'estero, perché gli stranieri le hanno comprate, gli italiani no. E questo è un dato di fatto, purtroppo. E quindi noi viviamo anche di questo retaggio, indubbiamente. Però è anche vero che quando si va all'estero, a New York, o Londra, o Parigi, o Berlino, alla fine la visibilità di un italiano è pari dello spagnolo. Insomma, c'è stato Modigliani, come c'è stato Picasso, poi che uno sia più importante dell'altro è un altro discorso, non lo so. Però, vuol dire, tutti e due hanno lavorato a Parigi in quel periodo e tutti hanno esposto, insomma, tutti hanno trovato il loro mercante, hanno lavorato in un paese straniero, da stranieri, da immigrati. Poi un'immigrazione diversa che è finire in fabbrica o finire in miniera, questo è assodato e noi dobbiamo esserne consapevoli di questo. Noi siamo immigrati per scelta, non per bisogno, non obbligati a dover cercare il soldo all'estero. Certo, cercavamo una visibilità all'estero maggiore, però vuol dire, nessuno ci ha obbligato a espatriare. Ecco, questa è una cosa importante da sapere. E, Peninsula è nata perché, per esprimere questo bisogno di visibilità. Ho vissuto una vita idealizzando la cultura tedesca. La cultura tedesca è poliedrica e qua ce se ne rende conto. Da quando sono qua mi sono letto anche tante cose legate anche ai momenti peggiori della cultura tedesca per cercare di capire perché si fosse arrivato a tanto. Però la cultura tedesca non è solo quello, cioè la cultura tedesca è appunto, prima citavo Piscator, Brecht o Beuys, insomma la cultura tedesca c'è Bettina Brentano, abbiamo tantissimi esempi anche di aperture mentali, di sperimentazioni radicali fantastiche. Però dopo, e per cui per anni ho studiato il tedesco, lo parlo male ma non me ne vergogno perché qui lo parlo. Ho letto tanto, ho amato tanto gli amici tedeschi, continuo ad amarli, però mi sono reso conto che dopo 4 anni di vita in questo paese ho cominciato ad avere dei dubbi sulla germanicità in senso lato, per cui ecco, ho perso forse questo amore per la Germania, ho perso questa idealizzazione della Germania e avendo forse capito, e questo che è un po' il succo, comunque la sintesi di questa mia riflessione, che tutto questo rispetto per l'altro, questa grande idea di rapporto etico-sociale dello Stato e per quanto sia, mi sento un anarchico, per cui lo Stato forse mi interessa fino a un certo punto, però c'è questo rapporto dello Stato, il welfare, come viene considerato il rispetto della legge, del cittadino, in realtà sia una condizione inflitta al cittadino, per cui se questo non viene rispettato, la mannaia ti arriva sulla testa. E siccome qui, e questo forse è un aspetto anche positivo, se uno sbaglia paga, sia che abbia il potere sia che non l'abbia, non è come da noi dove invece al contrario chi ha potere è libero di fare quello che vuole e chi non ce l'ha non è libero per niente. Ecco, qui questo mi fa capire che tutto sommato, tutto questo rispetto non è dato dal fatto di una consapevolezza di essere cittadini all'interno di una comunità e quindi che la libertà esiste e bisogna difenderla finché non si travalica la libertà altrui, ma viene vissuto come un'imposizione accettata perché non si può trasgredire. Ecco. E poi, oppure si trasgredisce in certi ambiti che a mio giudizio sembra un'idiozia, cioè dire non è che cioè, si trasgredisce la venerdì sera ubriacandosi e spaccando le bottiglie per terra e rendendo un letamaio per 24 ore la città, perché poi per fortuna c'è comunque lo Stato che pulisce tutto, oppure la manifestazione violenta il giorno dell'anno ben preciso e si dà appuntamento quel giorno. Ecco, queste cose qua le trovo delle aberrazioni dell'individuo, cioè come aberrazioni ce ne sono state tante altre, ben peggiori, anche statali, in cui le libertà sono state totalmente negate, però ecco, cioè, di fondo c'è questa idea così di rapporto con l'altro che alla fine fa un po' pensare che questi tedeschi così non bisogna più vederli così in maniera così idilliaca, insomma, anzi, bisogna stare un po' attenti. E, ecco, forse ecco questo perso. Guadagnato, che comunque è una bellissima città, dove per quanto si stia cambiando,
è anche questo importante, ma questo qui credo che sia un aspetto della nostra vita, cioè facendo anche questo mestiere, ma sarebbe della vita dell'uomo, insomma, cioè, c'è chi delega di solito cioè l'uomo, siamo creati tante convenzioni per cui deleghiamo il nostro status nei confronti di uno spirito superiore, qualcuno che ci rappresenti amministrativamente, cioè se uno è consapevole di sé alla fine ha già risolto molti problemi. E pur essendo consapevoli che è una città che cambia, dove ovviamente non puoi pensare di avere qualsiasi tutto, cioè che devi confrontarti con un mondo difficile che è quello del nostro ambito capitalista occidentale, non so, mettiamola adesso senza la retorica, però vuol dire è il mondo in cui viviamo, e, che per certi liberali è il meno peggio che noi abbiamo, che forse è vero, forse no, non lo so. E, d'altra parte, che abbiamo vissuto in questo quartiere proprio, si è vissuto l'utopia socialista, o comunque di un socialismo di Stato, che tanto, tanto rosea non era, insomma, alla fine, anche se dava la possibilità, non la libertà, ma la possibilità di studiare e di avere una sanità sicura per tutti, che sono cose che comunque non bisogna nemmeno dimenticare, perché adesso noi abbiamo liberato la Libia, ma in Libia non so come stia andando, cioè credo che sia un mondo molto peggio per certi aspetti di quando c'era Gheddafi, cioè perché se sei ricco sei a posto, ma questo qui purtroppo è in qualsiasi posto, sia che ci fosse una nomenclatura sovietica, sia che tu viva negli Stati Uniti, se sei ricco sei bene. Questo a Roma è una città dove se sei ricco vivi in centro, vivi benissimo, è una città tra le più belle del mondo, se sei povero vivi in periferia e non hai un autobus che ti porta in centro, o comunque l'autobus non sai quando passa, se passa, così, ecco, per cui vuol dire lì è sempre tutto il soldo, purtroppo fa la differenza, nel nostro mondo occidentale la fa una grande differenza, per cui sono felice di abitare in questa città dove però è verde, circondata dai boschi, senza più il bisogno di, non c'è stato più la necessità di industrializzarlo, hanno capito che non aveva più senso, perché comunque l'industrializzazione va, lo sfruttamento lo facciamo in altri luoghi, anche questo bisogna essere consapevoli, per cui viviamo bene grazie alla sfiga di altrui, e quindi vuol dire una città dove per certi aspetti si vede meglio di Milano, questo è indubbio, cioè insomma, dire, non esiste una reality bar dove quando esci ti manca il respiro, qua per fortuna ancora oggi, chissà quanto durerà, perché le macchine stanno aumentando tantissimo, però ancora adesso, per quanto sei una megalopoli, una grande metropoli, però hai ancora un tenore di vita, almeno per la salute, che è sicuramente maggiore di tante altre.